Quindi no, mi piace così citare qualche sua espressione che ha detto il giorno che è stato appunto eletto presule. Saluto, ha detto queste due espressioni, consapevolezza e responsabilità, che credo che possano andare bene anche per il diavolo. Consapevolezza e responsabilità. E quindi da colui alla parola lo ringraziamo per questa sua preziosa, secondo me, presenza, per questo legame anche con la diocesi di Roma, quindi con la diocesi del Vescovo di Roma, che è Francesco, e quindi grazie eccellenza per la sua presenza. Il tema che noi abbiamo affidato è questo: diaconi, coraggiosi testimoni della buona notizia ai più deboli e ai poveri. Ascoltiamo. E di questo tema io penso che dovremmo sottolineare soprattutto la parola coraggiosi, che la proposta che ci viene in questa stagione della vita della comunità cristiana, in particolare dal Papa, secondo me ci chiede molto coraggio. Premetto che quello che vi dico in questa lezione nasce non tanto da me, che sono un anno, sono delegato per il diaconato in Roma, ma nasce dall'esperienza della famiglia diaconale della nostra diocesi. E vorrei sottolineare che a Roma, per i diaconi permanenti, viviamo una situazione di grazia particolare. Tutto nasce però all'inizio degli anni Ottanta, io per esempio dovrete fare memoria, come ci ha chiesto il Papa in un'altra occasione, quando due persone, Sua Eccellenza Monsignor Luca Brandolini e Monsignor Franco Veracchi, che ora è il diacono del Signore, fecero una grande cosa: hanno creduto nel diaconato. Il grande problema è se i preti ci credono o non ci credono, diciamocelo molto francamente. E così hanno aperto dei percorsi di formazione che tuttora permangono in quella intuizione originale, che non ci siamo mossi molto come impostazione della formazione, e che hanno portato frutto fino ad avere la presenza di 132 diaconi ordinati, a cui si uniscono 20 fratelli che sono defunti, e abbiamo attualmente 23 aspiranti in formazione. E questo lo dico perché il tema che mi ha proposto l'amico Enzo Petrolino, per me porta subito a pensare a qualcosa di livelli immediati, e penso cioè a che cosa? All'enorme lavoro che si fa nella diaconia della rete parrocchiale, in particolare nella dimensione dei centri di ascolto della Caritas o delle mense sparse nel territorio cittadino. Però posso anche affermare che alcune intuizioni circa l'inserimento dei diaconi permanenti nella pastorale sanitaria risalgono proprio al signor Brandolini, che poco dopo aver iniziato l'opera del diaconato diventò vescovo ausiliare della pastorale sanitaria, e che dai primi anni 90 la presenza di alcuni diaconi nella diaconia ospedaliera è in un certo senso storia vissuta e anche carne, qualche volta anche carne ferite, perché abbiamo anche qualche difficoltà e qualche incidente. E prima di passare al tema, mi fa piacere parlare brevemente di alcune iniziative nate spontaneamente, questo devo dirlo, nell'ambito della famiglia di Arnani, cioè nate dagli anni, al servizio di quei periferi esistenziali, di cui parla spesso il Papa, presenti nella nostra città, che è una città, come sapete, complessa, affascinante, ma che sta vivendo in questi anni una stagione molto difficile e drammatica. Una prima esperienza che abbiamo è quella di diaconi chiamati samaritani, è nata da un diavolo, poi la cosa si è allargata, si è schiesa, che è una mensa volante, cioè una mensa fatta per circa 200 senza tetto, sia alla stazione di Termini, sia alla stazione di Cortina. Ed è bellissimo vedere questi diaconi, e spesso anche le loro mogli, anche altri collaboratori, che preparano per questa mensa e poi vanno a servire la mensa, che vuol dire da un piatto caldo, soprattutto d'inverno, fino al caffè, anche se di sera, ma il caffè ci sta bene, anche perché il diavolo che ha iniziato è uno dei fare rappresentanti di caffè. Poi c'è la brigata di Rosa Lorenzo, che è offerta sia per le scuole medie e medie superiori che per i gruppi parrocchiali di adolescenti, ed è un'offerta di percorsi formativi con stile a moduli sull'esperienza spirituale dell'essere diaconi in quanto uomini di età, e viene portata nelle scuole di gruppi di adolescenti attraverso la forma di incontri anche ludici, quindi anche attraverso il gioco di nazione, però portando poi i ragazzi a delle esperienze concrete di servizio nei luoghi della carità. Poi un'altra esperienza che mi piace raccontare è
l'esperienza di alcuni diaconi nella cappellania del carcere di Repiglia, che è uno dei due carceri romani, in realtà Repiglia sono quattro carceri messe insieme, però è un grande complesso. Ancora l'esperienza di alcuni diaconi, ce ne sono qui, nella pastorale di ambiente, dopo l'esperienza molto fruttuosa e ricca di 20 anni fa della missione in ambiente di lavoro voluta dal Papa Giovanni Paolo II, ma anche la presenza di alcuni diaconi nella pastorale universitaria. La presenza ancora di alcuni diaconi nel servizio fatto dalla Elemosineria Apostolica, Don Corrado, l'interprete, Elemosiniere Monsignor Traieschi, dove i diaconi sono stati chiamati da lui direttamente a dare una mano per l'ascolto, per il discernimento, per l'attenzione alle innumerevoli situazioni di povertà che vengono poste all'attenzione del Papa. Parliamo di migliaia di domande alla settimana. Ma anche il servizio di educazione pastorale è una cosa recente, presso la cappellania della stazione Roma Termini, dove voi prendete il treno e passare, che è un luogo di grande flusso di passaggio di viaggiatori e pellegrini, circa 250.000 persone al giorno passano. Non è che tutte vanno in cappella, però gli altri stanno in cappella per l'incontro e per l'ascolto. Ma anche la presenza di alcuni diaconi in alcune attività di sostegno al disagio giovanile e sociale, attività particolarmente originale, in particolare una che vuole fare una animazione di strada per i giovani nel disagio, e qualche altra esperienza rivolta alla popolazione rom, che come sapete a Roma comincia ad essere un numero abbastanza consistente. Tutte queste situazioni diagonali sono vissute non come impegni, ma come vita offerta alla Chiesa e come segno di prossimità e di vicinanza alle situazioni ogni giorno più emergenziali che viviamo in una grande metropoli. Ecco, a conclusione di questa piccola parlata che vi ho fatto, mi piace pensare che i diaconi della diaconia romana, così anche perché da quando abbiamo iniziato a parte di Lorenzo, siano poi protagonisti diretti una persona, quindi prima ancora degli altri ministri, nella logica ineluttabile della Chiesa ministeriale e comunale, del sogno di Paolo Francesco, che è quello di una Chiesa che sa trovare vie e metodi nuovi per fare di ogni sua azione un vero annuncio della misericordia di Dio. Perché lui dice in Vangelo di Galatia 27, sono una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio, ogni struttura ecclesiale diventi un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale più che per l'autopresentazione. La riforma delle strutture si può intendere solo in questo senso, fare in modo che diventino più missionari e che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia espansiva e aperta e ponga gli agenti pastorali in atteggiamento di uscita, favorendo una risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Allora ricavo tre piccoli elementi. Che dobbiamo uscire dal famoso tempio, ma dobbiamo uscire da noi stessi, dall'autoreferenzialità, dai circoli chiusi, che il vero motore, questo che tengo a dire, il vero motore, fra noi possiamo dircelo, non può essere prima una strategia di natura organizzativa, ma il vero motore deve essere la preghiera. Allora direi anche rispetto alle cose che ci sono detti ieri e stamattina, quello che caratterizza, a mio avviso, la vita di tutti i ministri ordinari, per questo anche degli anni, in modo particolare degli anni e delle loro famiglie, è la preghiera, il vivere insieme l'esperienza della preghiera. Non vorrei che dimenticassi questo orizzonte, no? E un terzo punto che voglio ricavare è quello determinante delle cose, quando abbiamo avuto un intervento molto interessante da questo punto di vista, dove però, questo lo dico per esperienza che abbiamo a Roma, io per spose intendo certamente le mogli dei diaconi, ma perché con loro vivo questo rapporto, il rapporto della formazione, come dicevano nel gruppo dei delegati, le spose dei formatori, dei diaconi formatori collaborano strettamente alla formazione degli aspiranti, perché le spose ci aiutano moltissimo anche in una lettura di discernimento e perché qui si apre un cammino in cui probabilmente la figura femminile reclama uno spazio, certamente, però non dobbiamo mai dimenticare la tradizione che abbiamo alle spalle, la tradizione della Chiesa e il ruolo, no, della donna nella vita spirituale. E allora mi pongo adesso sull'argomento, la diaconia della sofferenza, diciamo così, che può riguardare la pastorale della salute, ma può riguardare anche gli altri ambiti della sofferenza, le marginalità, le frontiere. Diciamo che
diciamo che il diacono si pone come nella frontiera della società e della comunità ecclesiale, e ha un compito ministeriale che è quello di inserirsi con positività e con gioia, e io sottolineerei questo, a nome di tutta la comunità, perché il diacono non agisce da solo e non deve agire da solo, deve dire a nome della comunità. So che molti di voi direbbero, beh, però dateci questo mandato, perfettamente ragione, condivido. Dove si inserisce? Nelle periferie esistenziali materiali dell'uomo del nostro tempo. Che cosa deriva da questo? Beh, intanto diciamo quali sono le periferie, no? Su questo leggevo proprio l'altro giorno un articolo molto interessante, evidentemente pastorale. Perché per periferia si può intendere tutto. A Roma parliamo di periferia, parliamo delle baracche, che erano le baracche degli anni 70, quelle scritte da Pasolini. C'è anche quello, certamente, non è che non ci sono più, sono cambiate. Ma oggi possono essere i quartieri ghetto o i quartieri dormitorio, dove non c'è un'umanizzazione. Però esistono anche le periferie disagio giovanile, e io qui ho un tema che mi sta un po' a cuore, che è quello della depressione e del suicidio dei giovani, che secondo me è un fenomeno di espansione. Esiste la periferia della ludopatia, quella del lavoro e della disoccupazione, quella delle conflittualità familiari, estremamente espansiva, direi epidemica, qualcuno dice pandemica, quella del conflitto sociale che potrebbe diventare anche veramente emergenza, quella dell'immigrazione che ha colpito stamattina il testo del testamento del Signore, no? Vada a cercare naufraghi sulla spiaggia, e questa è una vera periferia, quella delle emarginazioni che talvolta sono sociali, talvolta sono politiche, talvolta sono razziali. Nel nostro paese, oggi leggevo sulle notizie online che a un ragazzo di colore di 23 anni che sta in Italia da sempre è stato detto sulla riviera romagnola: guarda, non puoi andare a lavorare qui perché la nostra gente è un po' integrista e non ti accetterebbe. E allora, l'ho detto, alcune possono esserci molto e altre. A volte ci troviamo di fronte a una situazione che potremmo chiamare il dolorismo, l'assegnazione, addirittura direi non compiacimento nel dolore, ma come dire un atteggiamento passivo nei confronti del dolore, no? Ecco, è una situazione da cui dobbiamo esimerci, cioè dobbiamo evitare il dolorismo. Ed è vero che negli ultimi anni la teologia ha reinterpretato il problema, per cui il dolore in sé non è mai un bene, anche se può avere un senso pedagogico e può essere vissuto come occasione di bene. Ecco, abbiamo capito che Dio non vuole la sofferenza, forse secolo passato e quello precedente soprattutto, sembrava quasi un dovere passare dalla sofferenza, per le condizioni corporali, per le penitenze, no? Dio non vuole la sofferenza ed è lì accanto al sofferente per lottare e per cercare di conseguire la sua liberazione anche attraverso la guarigione fisica o qualora, quando questo sia impossibile, attraverso un miglioramento del suo stato, del suo benessere interiore. Ma chiunque è chiamato a svolgere il ministero della consolazione, un giorno il padre Giuseppe mi ha detto: sa, padre, io passo 5 ore al giorno in confessionale, la maggior parte del tempo la passo a consolare, qualche volta anche a perdonare, perché non è la stessa cosa. È un uomo di 90 anni che vive questo ministero molto bello in una chiesa del centro di Roma. Bene, chi vive questo ministero della consolazione ha il dovere di annunciare la misericordia del Signore e soprattutto di manifestare la dimensione della compassione evangelica, ma dove compassione vuol dire quello che dicevamo ieri, Gesù che prende su di sé le nostre infermità, e non sono solo le malattie fisiche, ma evidentemente sono anche le malattie della nostra fragilità interiore, e che però ci mostra la strada, perché c'è una prospettiva escatologica da cui non dobbiamo venire meno, perché la prospettiva è la vita eterna, è la salvezza in Dio, è la vita che non si limita al contingente qui, ma si apre al mistero dell'eternità. Ora, abbiamo parlato di vulnerabilità e di depotenziamento, ci diceva il padre Giulio. Certo, questa è la logica anche della vicinanza, se volete della prossimità, che però è un luogo teologico dove noi possiamo condividere la situazione di frantumazione, di fragilità, di vulnerabilità, però lo dobbiamo sempre per promuovere un cammino anche verso l'uscita da questo o la trasformazione di questo per arrivare alla pienezza dell'uomo nuovo in Cristo. È importante passare, credo che sia già un po' emerso, comunque lo
di sottolineo, dal concetto di sanità a quello di salute, dove c'è una tensione verso una migliore qualità della vita, dalla quale non è esclusa tutt'altro la componente spirituale, se volete c'è una visione olistica in questo, no? La componente spirituale ottimizza la vita, non possiamo ridurre l'uomo al determinismo meccanicistico dei dati cellulari, dei dati clinici, dei dati razionali. A volte questa eccessiva lettura razionalistica si trova diventa dire un elemento dell'uomo. Non è così, c'è un mistero dell'uomo, no? La visione dell'uomo deve contemplare la complessità del fenomeno antropologico, e in questo senso noi stiamo vivendo un grande passaggio culturale, quello che il cardinale Uri chiama la svolta antropologica, con delle trasformazioni anche delle presunte, dico presunte novità. Pensate a via del genere, tanto da una parte o dall'altra in qualche modo ce la faranno ingoiare, comunque dovremo subire un'offensiva su questo. O pensate alla trasformazione del modello sociale basato sui ruoli della diversità maschio-femmina, perché sembra che oggi sia quasi, dico delittuoso, però come dire, un po' sospetto che ci sia una coppia maschio-femmina. Oppure pensate alle acquisizioni tecnologiche che consentono la manipolazione cellulare, di ieri la notizia che negli Stati Uniti sono riusciti a fare un'operazione sul DNA dell'essere umano, ma per una trasformazione del DNA. O pensate all'invasione dell'intelligenza artificiale, per cui anche un orologio diventa un soggetto che collabora con te. Tutto questo chiede, ci sono anche altre cose che trasformano, e chiede alla comunità cristiana una presenza più umanizzante, più umana. L'uomo del nostro tempo corre il rischio di smarrire il senso autentico della propria identità umana e di considerarsi o di essere considerato un accidente nell'evoluzione, senza uno specifico riferimento ai valori. Perché si è smarrita la dimensione di anima, di ciò che individua l'essere, la sua relazione con l'assoluto. Perché si è permessa la crisi del pensiero metafisico a tutto vantaggio di un certo tecnicismo, spesso mascherato con nome di progresso. Ricordate gli appelli accorati di Papa Benedetto XVI con questo. E Papa Francesco, per esempio nel Vangelo di Gaudium 55-58, ce lo dice con molta chiarezza e ci dice anche che c'è la nostalgia della tradizione dei nostri padri, che oggi si interseca, e questo è interessante, con un desiderio di ritorno all'umanità, anche con un certo sogno, come dire, di naturalismo, di purezza originaria. Mi sembra di capire che qualche segnale anche di ritorno al lavoro della terra possa esserci, magari fosse, no? In fondo a Firenze siamo stati chiamati a ragionare verso un nuovo umanesimo, e ci diceva questo Maganti che il problema è il transumano e il postumano, noi dobbiamo avere un nuovo umanesimo, quindi una visione nuova che non parte dal dato clinico, dal dato tecnico, ma che riparta dalla centralità del suo valore interiore. Anche i discorsi recentissimi che il Papa ha fatto sul mondo del lavoro, che da un mio punto di vista sono assolutamente innovativi e che sono poi lo spunto del lavoro che si farà a Cagliari la settimana sociale in ottobre, hanno questa caratteristica, che il centro non è il fruttato, non è quello che viene portato, ma è la persona. La salute è vista sempre di più non solamente come un'assenza di malattie, ma come uno stato di benessere che interessa non solamente il corpo, perché considera anche la dimensione della psiche, la dimensione relazionale. Ieri Padre Giulio parlava delle malattie relazionali, no? Che sono un grande problema oggi, soprattutto per esempio pensiamo al dialogo all'interno della famiglia, il non capirsi fra genitori e figli. Voglio dire una cosa su questo che c'è tutto il Papa proprio a Roma, ma questa salute interessa anche il contesto ecologico ambientale in cui la persona vive e, perché no, la componente spirituale. Qui ci sono dei pericoli, però dobbiamo anche capirci che cosa vuol dire spirituale, perché il rischio di trovarsi di fronte, come ci ha accennato ieri Padre Giulio, a la predicazione o l'invasione buddista è un rischio molto forte, o qualche forma di esoterismo, o qualche forma di orientalismo, no? Noi abbiamo un altro specifico sullo spirituale che dobbiamo recuperare, e i diaconi dovrebbero essere anche portatori di questo. Anche il malato può essere in salute con se stesso, con gli altri, con Dio,
al di là della malattia che sta vivendo. La sua salute viene fondata sul valore e su un progetto di vita in cui tutte le esperienze, gioie anche le ferite, vengono interpretate nella propria storia personale, a partire dalla convinzione di avere gli strumenti per rileggere queste situazioni. Dico anche però attenzione quando si parla di benessere di salute, attenzione alle limite della salute, attenzione alle forme di beauty farm, non vorrei che un domani ci fossero le beauty farm spirituali, le beauty farm dell'anima. Quando qualche anno fa Ferdinando Ravasi per dire in un'intervista che la medicina estetica è il burka dell'anima, successe un po' di ferro, però c'è anche questo. Quanto con questi accorgimenti, che in fondo fanno parte del mondo della salute per alcuni aspetti, trasformiamo i problemi e copriamo i problemi e nascondiamo i problemi. Bisogna ridurre, bisogna scusate, superare l'idea di salute facendola passare da un ambito fisico-clinico all'idea di salvezza come luogo della crescita integrale, dello sviluppo integrale della persona in vista. Non dimentichiamo, non dobbiamo avere paura, in vista della eternità. La salute non è il bene ultimo, anche se è un bene materiale. Passa attraverso le malattie e le guarigioni che anticipano la guarigione definitiva. E la guarigione definitiva è la salvezza eterna. Allora c'è una guarigione del cuore, c'è una guarigione dell'interiore, del profondo, che non è mai scissa dalla guarigione organica, qualora questa sia possibile, o dalla guarigione ottenuta grazie al progresso scientifico. Oggi noi andiamo incontro a una vita umana che si prolunga oltre ogni aspettativa, sempre di più, e che rappresenta anche dei problemi dal punto di vista economico, lo sappiamo, no? Ma non è questo il tema. E allora quale qualità della vita assicuriamo in quella fase preterminale o terminale che c'è, perché è un dato reale, possibile, ma a questo corrisponde un benessere completo della persona? E qui si apre il tema degli anziani, di che cosa proporre gli anziani come vita vissuta. La salvezza è opera dell'azione di Dio. L'uomo è un viaggiatore tra ciò che è limitato e l'infinito. L'uomo dovrebbe pensarsi come sempre incompiuto, votato anche alla morte, perché no, ma assetato di immortalità, tentato da piccole felicità ma sempre insoddisfatto, finché non riposa in Dio e trova in Dio l'unico senso autentico del suo cammino, della sua peregrinazione. L'uomo dovrebbe sentirsi pellegrino e cercatore sempre incompiuto. Papa Francesco disse un giorno ai suoi confratelli gesuiti, ma per me vale per tutti, un vero gesuita, io leggo, un vero credente è un uomo che ha il cuore sempre incompiuto e sempre in attesa di una meta da conseguire, sempre della curiosità. Quindi un uomo sempre capace di aprirsi alla dimensione del mistero e di scoprirsi assetato della vera anima. E allora la sfida che abbiamo dinanzi è quella di aiutare le nostre sorelle e i nostri fratelli a pensarsi così, mai totalmente compiuti. E qui dico attenzione, perché talvolta non potete pensare, visto che sto male, visto che sono povero, visto che nessuno si prende cura di me, che ormai questa è la mia vita per sempre. No, posso prendere la mano, come ha fatto Gesù con la suocera di Pietro, posso dirti alzati, posso dirti tali talcun, dico a te alzati, posso portarti fuori da questo senso di compiutezza negativa. Nella sua missione santifica Gesù ha toccato la malattia, è stato anche toccato, no? Diciamo, ieri, l'egoista che tocca filamenti del suo vestito, però Gesù ha anche toccato il male oggettivamente, no? Alle sue stesse origini, perché ha toccato il male, ma ha toccato anche la morte, è entrato nella morte, ha toccato il peccato per liberarci dal peccato. E sappiamo che il peccato e la morte sono la scatoligine della perdita della vita eterna. E Gesù, che li tocca, li trasforma, risulta vincitore. Noi siamo in un'epoca in cui la morte viene regolarmente esorcizzata, non se ne deve parlare, è frequentissimo vedere i genitori che non portano i loro figli, anche magari 10, 11, 12 anni, ai funerali dei nonni o degli amici o dei parenti, perché se no poi si turbano. Quindi la morte, non ve ne parlare, non dite questa cosa, no? Qualche giorno fa muore una persona della parrocchia in cui ero parroco,
alla mamma ancora vivente di questa signora abbastanza giovane, l'hanno detto dopo 15 giorni che era morta la figlia, perché non era pronta a capire questa notizia. È un'esorcizzazione della morte. Non ha alcun senso esorcizzare la morte e il dolore cancellandoli in nome del progresso scientifico, che nega all'uomo una componente della sua verità, la sua vulnerabilità. L'uomo è fragile, l'uomo non è compiuto. Noi credenti siamo testimoni della redenzione di tutte le fragilità. Non c'è elemento che Cristo non possa salvare e redimere. E possiamo valorizzare la vulnerabilità come segno della condivisione di Cristo. Ma ciò avviene per superare la vulnerabilità. L'obiettivo è l'uomo compiuto, l'uomo nuovo, l'uomo di cui parla Paolo, l'uomo in Cristo, della piena maturità in Cristo, l'uomo di cui parla il Concilio Vaticano II, che solo Cristo rivela l'uomo all'uomo, perché l'uomo per eccellenza. Allora Gesù tocca il male e tocca la sofferenza nella loro dimensione storica e temporale, di quelli che guarì i malati, che consolava gli afflitti, e la comunità che rende presente Gesù nella storia, questo è il compito che ha avuto, lo rende tale se si interroga. Allora io provo dicendo, andiamo a leggere Matteo 25, 21, 46 su come si è presenti accanto al dolore. Ero malato e mi visitato, ero carcerato, siete nei danni, ero assetato. Come ci rendiamo presenti? Su come noi, quali modalità usiamo per realizzare esplicitamente l'autentica carità e il vero servizio? Gesù soffre volontariamente. Colui che non ha conosciuto il peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore. La scelta che lui fa è quella di non lasciare l'uomo nella solitudine, che è l'altro tema della sofferenza, di qualunque sofferenza. Noi a Roma abbiamo un fenomeno che interroga molto, tantissime persone che dormono per strada. Fra un po' dormiranno anche in mezzo alle strade, però dormono sui marciapiedi. È il fenomeno delle grandi città e c'è una grande solitudine e c'è un grande senso di abbandono. L'uomo non è abbandonato nella sofferenza, l'uomo avrà sempre al fianco qualcuno che cammina con lui secondo quanto ci dice Jesus. Si accostò e conversava con loro, ma loro non lo vedevano. Noi dobbiamo essere il viandante che si avvicina per camminare con, per condividere insieme. Evangelio di Galo 191 e 192 parla dei senza terra, uomini e donne senza tetto, senza pane, senza salute, ma anche elementi tossicodipendenti, rifugiati, migranti, anziani. Sono i poveri generati dalla cultura dello scarto, dalla esasperazione del consumo, dalla globalizzazione, dalla cultura della esteriorità, dalla corruzione, dall'economia. Voglio dirvi, ricordarlo che molti non lo hanno, ascoltato quello che ha detto Papa Francesco alla nostra diocesi il 19 giugno, proprio parlando di questo, anche se il contesto che abbiamo chiesto di affrontare era sostenere i genitori nell'educazione dei figli adolescenti alla periferia. Viviamo, dice il Papa, in un contesto di consumismo molto forte. Sembra che siamo spinti a consumare consumo, nel senso che l'importante è consumare sempre. Un tempo, alle persone che avevano questo problema, si diceva che avevano una dipendenza dalla spesa. Oggi non si dice più, siamo tutti in questo ritmo di consumismo. Perciò è urgente recuperare un principio spirituale importante e salutare, l'austerità. Siamo entrati in una voragine di consumo e siamo indotti a credere che valiamo per quanto siamo capaci di produrre e di consumare, per quanto siamo capaci di avere. Educare l'austerità è una ricchezza incomparabile. Chi vale in questo mondo, in questa logica? Chi vale? E se vale, quanto vale? Già ci dobbiamo chiedere quanto valiamo. E allora chi non produce non vale. Chi non porta un risultato non vale. E quindi è inutile. E quindi lo elimino. E quindi il bimbo non deve vivere. Il diversamente abile, il volatile diversamente non c'è un amico, non deve vivere. L'anziano. È il caso, non è il caso, siamo lontano di silenzio. Qualcuno dice che i piani devono essere i costruttori dei ponti o, come si usa dire, i ministri della storia. Allora anche qui
Evangelii Gaudium numero 169-170 ha un punto, secondo me, qualificante, mi permetto di citarlo. Vediamo che Gesù è disponibile, vediamo aperto all'incontro quando si avvicina al cieco con la strada, Marco 10, Bartimeo, quando mangia per i peccatori in casa di Pietro, quando non si cura che lo tratta la magione da Peroni, lo vediamo disponibile quando lascia una prostituta, Luca 7, unga i suoi piedi, o quando riceve di notte l'intellettuale affannato, Nicodemo. Il donarsi di Gesù sulla croce, il suo dialogo con il ladrone, non è altro che il cumulo di questo stile che ha contrassegnato tutta la sua esistenza. Allora dice il Papa, affascinati da tale modello, vogliamo inserirci nella società, condividiamo la vita con tutti, ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, ci ralleviamo con coloro che sono nella gioia e piangiamo con quelli che piangono. Ma questo non come un obbligo o un peso, bensì come una scelta personale che ci riempie di gioia e, sottolineo, ci conferisce la nostra identità. Questa è l'identità, stare con gli altri. A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una distanza dal dialogo del Signore, prudenza, no? Ma Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri. Aspetta che noi rinunciamo a cercare riparti personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal nodo del dramma umano, per poter accettare veramente di entrare in contatto con l'esistenza concreta. Quando noi lo facciamo, la vita ci si complica meravigliosamente e viviamo l'intensa esperienza di essere il popolo, l'esperienza di appartenere un popolo. A noi preti ci ha dato una bella costata quando ci ha detto che dobbiamo avere addosso l'odore delle pecore. Monsignor Torino Brenno, che il diaconato se ne intendeva, un'immagine di cuore molto forte, sognava l'inaugurazione di un anno giubilare a rovescio. In che senso? Un anno giubilare che aprisse le porte non verso l'interno della Chiesa, ma verso l'esterno, i portoni della nostra Chiesa aperti, perché abbiamo bisogno di questo per far capire che l'intimismo rassicurante delle nostre liturgie diventa ambiguo se non si spalanca verso il pericolo profano. E dobbiamo affermare che il rito, attraverso la testimonianza di chi vi ha partecipato, deve raggiungere i cortili, deve entrare nei condomini, deve afferrare l'uomo nei cantieri del quotidiano, altrimenti è una fuga pericolosa dalla realtà. La messa non è finita, ma la messa prosegue, anzi è messa sul sacrato, è posta lì. E Papa Francesco ci incoraggia a fare questo. Il tutto il suo magistero è andare territoriali ed esistenziali, che evangelicano 46 e 49, e i diaconi chi sono? Sono ministri che proprio per la loro collocazione nella quotidianità, per la ordinarietà della loro vita, e quindi ordinarietà non per dire un livello basso, anzi per dire che c'è un tempo ordinario come il tempo liturgico, che è il tempo della vita che scorre, compresa in essa la difficoltà del vivere sociale, del vivere familiare, del vivere personale, che per i diaconi sono i privilegiati, perché stanno in mezzo agli esclusi, nelle periferie del mondo, probabilmente troppo, vuol dire, molto più di noi, perché sarebbe bello che anche oggi fossimo o potessimo starci. I diavoli tengono destro nel proprio cuore il fuoco della carità per essere testimoni e amatori stancabili del servizio ai fratelli. Ci riguarda direttamente questa espressione del documento con il dono della carità dentro la storia, e ci riguarda direttamente quanto affermano gli orientamenti pastorali del decennio in corso, siamo quasi agli sgoccioli, pubblicati all'inizio di questo decennio, quando viene detto, comunicati per un mondo che cambia, che il cristianesimo non può accettare la logica del più forte, l'idea che la presenza di poveri, sfruttati, umiliati sia inesorabilmente frutto del fine della storia. Gesù ha annunciato che saranno i poveri a regnare e a precedere il regno dei cieli, che siano i nostri signori. Su questo il cristianesimo non può scegliere a compromessi. Il povero, il viandante, lo straniero non sono cittadini qualunque della Chiesa, proprio perché essa è mossa verso di loro dalla carità di Cristo e non da altre ragioni. Allora si potrebbe ipotizzare di avere dei veicoli, no? Per parlare del diavolo al servizio dell'inclusione dei poveri, ovviamente non vi leggo i testi, però una prima icona potrebbe essere quella del Vangelo di Marco, al capitolo 6,
la moltiplicazione dei pani. In particolare lui è detto che Gesù ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore, pecore abbandonate, pecore senza un riferimento, nella solitudine, e si mise a insegnare loro molte cose. Il diavolo ha questo mandato: ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei diventato annunciatore, credi ciò che proclami, insegna ciò che credi e vivi ciò che insegni. La Chiesa questo consegna nella liturgia di ordinazione. Sono quattro verbi che qualificano la carta di identità del diavolo. Perché la più grande carità verso i fratelli poveri e malati è quella di annunciare il Vangelo e sapere che in tal modo esercitiamo la carità nella modalità più autentica. Poi c'è un'altra espressione, quella icona di Marco 6. Date voi stessi loro da mangiare. Il rito dell'ordinazione dice: i diavoli siano pieni di ogni virtù, siano sinceri della carità, siano fervorosi verso i poveri, i deboli, siano umili nel loro servizio. Allora, che cosa comporta questo? Dobbiamo collaborare anche con una dimensione spirituale che è quella della denuncia. La denuncia è un'attività spirituale quando è fatta con il cuore e nel discernimento. Dobbiamo collaborare per denunciare e risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale della persona e la sua identità. E dobbiamo fare dei gesti semplici e quotidiani di solidarietà e di condivisione, con amore contemplativo, ma anche molto attivo. Qualcuno direbbe, non devo citarlo, un amore contemplativo. E tra poco celebreremo per la prima volta la giornata mondiale dei poveri. Il tema è: non amiamo ancora una piccola lingua, ma con i fatti e nella verità. Amiamo con i fatti e nella verità un amore contemplativo. L'inclusione sociale dei poveri, tanto caro a Francesco, è imitare Gesù che nella sua vita è uscito da sé, ha deposto le vesti proprio per servire, no? Giovanni 13. Per andare verso gli altri, per guardarli con attenzione e amore. La logica del Vangelo è la logica dell'incontro, dei ponti e non dei muri, citazione del Papa. Uscire dalle proprie certezze, dalle proprie comodità e riconoscere che la povertà in se stessa è un valore che diviene per i diavoli e per la comunità un modello se ci riporta all'azione evangelica. Allora esistono, io lo chiedo, altre vie per realizzare pienamente il Vangelo che possa essere della sobrietà, austerità, condivisione della povertà? E se queste altre vie esistono, sono coerenti con quello che ci dice che la parola viene prima, non anteporre nulla a Cristo, alla sua parola, al suo amore, direbbe San Benedetto. L'icona, ma l'icona che possiamo dare, quella 10, con Samarità, la devo far conoscere io, contiene un programma della liturgia di cui parlava Don Antonio Bello, che è un po' quella rovescia. Tu ti prendi di cura, ti carichi sulle spalle, ti interessi, ti fermi, paghi di persona, lontano dall'istituzione, che è successo questo e l'hai fatto, e poi lo porti alla locanda, ma prima tu sei stato in chiesa e hai ricevuto il pane da distribuire. Allora dobbiamo essere talmente umili da imparare dai poveri, diceva San Vincenzo di Paoli, che i poveri sono i nostri padroni, e questo è un assunto fortemente ripreso da San Giuseppe Benedetto Cottolengo, non lo dico solo perché qui ci non cambia, ma perché io sono devotissimo di questo santo. E allora qui diventa molto potente quando dice Papa Francesco nei Vangeli Gaudium 197-199, quando ci dice che questo, che l'amore per i poveri, l'opzione per i poveri, è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica, filosofica. È la scelta di Dio. Non possiamo farne a meno. E detto quando l'ha scritto Papa Francesco, non era affatto scontato. Oggi forse lo comprendiamo un po' di più perché stiamo assimilando il suo magistero. Il rischio, come avvenne per gli apostoli, che dopo la moltiplicazione vanno, saltano sulla barca e hanno paura e non capiscono che Gesù sta andando loro sulla barca e dice Marco perché il loro cuore è indurito, il rischio del cuore è indurito, incapace di comprendere che il pane non manca, perché il pane è una caratteristica, uno che rimane questa, è chi sta con loro sulla barca, perché il pane è la presenza viva e reale del Signore Gesù, noi siamo al suo servizio. E questo rischio che interroga noi tutti, ma anche i diaconi certamente, sulla capacità di
mediazione, cioè come fa capire che Gesù è il pane, come porgere nel mondo questa evidenza del cuore, no? E qui dovremmo essere chiari, ma come facciamo noi a approcciare l'altro, a incontrare l'altro, come creiamo il cuore? Che c'è anche oggi che è una problematica di linguaggio, di come ci esprimiamo. Dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo salire sulla barca, dobbiamo accogliere la sfida in qualunque situazione siamo, dalla periferia delle baracche, tipicamente romana, al letto di ospedale, alla solitudine di una famiglia disgregata, alla vicinanza di un giovane alcolista, ludopata o tossicodipendente. Gesù ha detto: io sono il pane della vita. No? Ecco, noi trattiamo questo pane, ciascuno secondo il suo ministero proprio, ma essere pane non deve essere mangiato. E Gesù si è fatto mangiare per comunicarci la sua vita, per trasformarci in lui. Amare significa farsi uno con tutti, farsi uno fino a lasciarsi mangiare, far sì che gli altri si sentano nutriti dal nostro amore, che si sentano confortati, sollevati e compresi. E poi c'è un'ultima cura, che è quella di Giovanni 13, anche questo ovviamente la conosciamo tutti, ma io vorrei che la potessimo leggere alla luce di quello che il Papa ha detto a Milano rispondendo a un diacono ambrosiano. Alcune erano un po' deluso di questa risposta, il Papa sembrava un po' vaga. Leggetela bene, ci sono due o tre punti importanti. A un certo punto dice: diamo il custode del servizio della Chiesa, il servizio della parola, il servizio dell'altare, il servizio dei poveri. Questa è la vostra missione, nel ricordare a tutti noi che la fede, nelle diverse espressioni, liturgia comunitaria, preghiera personale, diverse forme di carità, e nei suoi vari stati di vita, laicale, clericale, familiare, messo lo stato di religioso, ma perché era implice di lui chiaramente, possiede un'essenziale dimensione di servizio, il servizio a Dio e fratelli, il compito di ricordare che ogni vocazione è servizio, è degli anni, è un compito, siete un po' i custodi, siete i vigilanti su questo, perché oggi tutto, dice il Papa, sembra un servizio, mi serve pregare, mi serve fare il bene, la carità, voi siete il dono che lo Spirito ci fa vedere che la strada giusta può incontrare. Io nella preghiera devo imparare a servire, nella comunità sono servo, con la solidarietà verso Dio e verso il prossimo, io servo Dio e il prossimo. Allora ci sarebbe, io qualcuno da qua c'è 25 no? C'è uno specifico sul tema anche della pastorale della salute. La pastorale degli infermi può essere affidata agli altri, dice il direttore del Ministero della Vita e Diagnosi Permanenti. L'operoso servizio per soccorrere nel dolore gli ammalati, la catechesi che prepara ricevere il sacramento dell'unzione, la supplenza al sacerdote della preparazione dei fedeli alla morte, l'amministrazione del diacono con il rito proprio, sono mezzi in cui gli altri rendono presente ai fedeli la carità della Chiesa. Ci sono vari ambiti di diaconia da questo punto di vista. Però, se io penso alla parrocchia, dobbiamo dire che molte volte, dico sempre, molte volte nelle parrocchie manca un progetto di pastorale della salute condiviso con tutte le componenti della comunità, sembra quasi una pastorale occasionale ma ordinaria, legata molto alla devozione del singolo parroco, del singolo sacerdote, il sacerdote anziano legato ai malati, è una necessità straordinaria, e a volte la comunità non è sensibilizzata a questo problema del rapporto fra salute e salvezza, forse perché abbiamo paura di parlare della morte. Tutti noi che portiamo l'unzione dell'infermo e abbiamo l'esperienza, dice padre sì però che non si accorga perché il ragazzo chissà poi si spaventa, no? E quindi fa ricordo a il ragazzo, no? Perché poi è così, io parlo sempre molto liberamente. Il malato non viene riconosciuto come un soggetto attivo di evangelizzazione, ma come un oggetto di evangelizzare. Qual è il valore che diamo alla malattia come occasione di vita spirituale, come luogo spirituale? Spesso gli operatori della Caritas non si parla con mesi straordinari, allora forse il diavolo qui potrebbe creare una osmosi, potrebbe essere lo spunto della mediazione, potrebbe veramente coordinare e formare i volontari della Caritas o di altri organismi di servizio e i ministri della comunione in una integralità dell'attenzione all'altro. Potrebbe suggerire l'inserimento anche dei malati nel consiglio pastorale parrocchiale e potrebbe essere lo strumento per far sì che la giornata del malato o la giornata della festa patronale sia un momento per sensibilizzare l'intera comunità al problema malattia, salute, salvezza. E poi durante la celebrazione della funzione di infermi
e che lo spetta al diacono, ma il diacono fa molto perché questa celebrazione sia una celebrazione condivisa dalla comunità, essere un tramite tra la comunità parrocchiale e i servizi sanitari presenti nel territorio, animare con qualche gruppo parrocchiale le liturgie dell'ospedale. C'è una problematica circa l'ospedale che volevo sottolineare. Alle capitali a volte si verifica, almeno parlo dell'esperienza che ci si Roma, che a volte vengono inviati in questo ministero per vedere o anziani o non sufficientemente preparati e motivati per stare con i malati. E che magari offrono un'assistenza anche importante, ma prevalentemente sacramentale. Le cappellanie ospedaliere non potrebbero avere, anche con la presenza di Diago, che si apre tutto il tema, poi domani questo Carmine avrà modo di approfondire molto, non dovrebbero essere dei luoghi ministeriali, dove c'è una ministerialità in cui c'è anche il diario, poi ci sarà il volontario e poi ci sarà l'operatore, ci sarà il ministro straordinario della Presidenza. Abbiamo un caso, due o tre casi, a Roma di Cappellanie, dove è molto diffuso anche la rete degli operatori, no? Ed è qualcosa di molto bello. Spesso gli diari negli ospedali vengono considerati come volontari, non come un mandato proprio da parte dell'ordinario. Ma il tema della pastorale di salute riguarda anche le famiglie, e riguarda le famiglie che spesso sono in difficoltà nell'affrontare il tema della malattia, nell'affrontare il tema del lutto che sta per arrivare, nell'affrontare il lutto quando arriva. Allora c'è tutta una pastorale da impostare, a mio avviso, lo dico anche per i 10 anni che sono stato parroco, dove si supera il fatto che il ministro sta tornando dell'eresia, talvolta fa porta la comunione, ma no, portare la comunione, e non c'è un dialogo, e non c'è un'attenzione, non c'è una interazione con la famiglia, va superato tutto questo, ma anche bisogna aiutare la famiglia a vivere l'esperienza della malattia dei propri cari, dove le persone si sentono molto abbandonate nel dolore. Sull'esperienza di tutto si potrebbero pensare tante forme per l'accompagnamento, per il sostegno spirituale, perché no, anche per il sostegno psicologico, proprio nel momento in cui tu sei più in difficoltà perché hai voluto un caro determinante della tua vita e dove noi, comunità, non ti diamo la pillola o la pasticca o le gocce, ma ti diciamo che la risoluzione è l'unica risposta al dolore spesso emotivamente prevaricante, come dimostrano alcune celebrazioni poco consone di tanti funerali che abbiamo nelle nostre comunità. Perché non pensare al diavolo come colui che può curare la formazione degli operatori sanitari? Perché non pensare al diavolo come colui che può aiutare nella liturgia nel mondo della salute? Perché non pensare al diacono come colui che può essere inserito nelle consulte diocesane, nell'ufficio della pastorale sanitaria diocesana o regionale? Perché non pensare a una formazione specifica dei diaconi in questa direzione? Qui ci sarebbe da dire qualcosa anche sul ruolo delle mogli, ma non è perché il tempo è pochissimo, dico solo una cosa, certamente quello che ci è stato detto anche sul ruolo delle mogli, quello che è stato detto anche sulla prospettiva della donna e del diaconato femminile, io dico solo una cosa, aspettiamo ciò che ci dia il Papa, non dimentichiamo la protezione della Chiesa, perché sono tanti anni, sono migliaia di storie, ma aspettiamo quello che il Papa ci dia. Concludo. Il diacono è nella Chiesa un segno sacramentale specifico di Cristo stesso. Il suo compito è quello di farsi interprete delle necessità e dei bisogni della comunità, dice Paolo VI, ma anche a quello del servizio, parte essenziale della missione della Chiesa. Allora, se noi comuniamo tutto quello che ci siamo detti, pensiamo che il diacono possa essere attento e sensibile ai problemi della pastorale della salute e che possa vivere in pienezza in questo ambito la propria ministerialità. Però, anzi, noi pastori abbiamo il compito di aprire profeticamente strade che consentano alla ministerialità di esprimersi nella sua pienezza. A me hanno insegnato che la Chiesa è tale ed è tutta ministeriale. Dobbiamo far sì che i diaconi possano realmente svolgere il loro ministero. Dobbiamo credere nei diaconi e non sono dei supplenti o dei surrogati. Questo non sarebbe opportuno né per i diaconi né, e questo lo dico con molta forza, per l'identità della Chiesa che è l'identità ministeriale. L'identità della Chiesa è Cristo. Se noi facciamo il diavolo un surrogato, un supplente, un tappabuco, qualcuno dice oggi nel gruppo, noi facciamo male alla Chiesa oltre che agli altri. In passato errori di tal genere hanno provocato anche disastri vocazionali, come a volte vediamo nel mondo religioso. Tutto quello che ci è stato detto e quello che ci sarà detto ancora in questo convegno potrebbe essere un punto interessante se riuscissimo ad andare verso
proposte concrete e operative, nelle quali il diacono, immagine di Cristo servo, diventa per la Chiesa medico dell'anima e del corpo, che può aiutare l'intera comunità, la Chiesa tutta, ad avere cura della propria e altrui salute. Stamattina Enzo ha detto: il diavolo sono gli occhi del vescovo. Il diavolo lo chiamerei Rana, lo chiamerei vedetta, che è attento ai segni e alle situazioni e se ne fa carico all'interno della ministerialità della Chiesa. E questo consentirebbe alla Chiesa di proseguire con più fermezza nel cammino verso la salvezza che deve offrire e donare il nome del Signore Gesù. La prospettiva però rimane quella della discrezione, direi della piccola via, del segno, tenendo loro il pane, perché queste cose le nascoste ai sapienti tutti e le rivelate ai piccoli. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione, ma concluso girando un testo poco conosciuto, che non lo faccio con molta gioia, però un testo per me memorabile, perché indica la prospettiva teologica e pastorale suscitata da un diacono, Papa. Papa Giovanni Paolo I, venendo a prendere possesso per quei pochi giorni del suo ruolo di vescovo di Roma al Laterano, disse questo: mi è venuto in mente una delle preghiere che fanciullo recitavo con la mamma, suonava così: i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio sono, o per i poveri, dei parlare della giusta nazione operare. Il parroco mi interrogava la scuola di catechismo: i peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, perché sono dei più gravi funesti? E io rispondevo, anche mi ha detto la mamma, perché direttamente contro il bene dell'umanità, e odiosissimi, tanto provano più degli altri castigli di Roma. Diceva, sarà una vera comunità cristiana se Dio vi sarà lavorato non solo con la frequenza di fedele delle chiese, non solo con la vita privata vissuta moderatamente, ma anche con l'amore povero. Questi, diceva il diavolo Romano Lorenzo, sono i veri tesori della Chiesa e vanno pertanto aiutati da chi può ad avere e ad essere di più, senza venire umiliati o offesi con ricchezze ostentate, o verranno sperperati in cose futili e non investiti, quando possibile, in imprese di comune vantaggio. Deo gracias. Grazie.